Ciao dolci unicorni! Oggi c'è Andrea e quindi se vlogga, inizia un nuovo vlog. Finalmente. Io ho la voce un po' bassa, scusate. Vabbè, perché la mattina ce l'abbiamo sempre così bassa, sì. La voce. Ma inizia un nuovo vlog, inizia subito con le buste di Ikea. Ma perché ci sono sempre buste a casa nostra? Perché le cose a casa non bastano mai, ovviamente. Ogni volta scopriamo che mancano cose. Mentre vedete scorci di casa, di cucina, così. Cosa sono? Oh, i contenitori per il congelatore o per il frigo. Sì, io questi qua li ho adorati, sono di Ikea e secondo me sono la vita perché hanno una giusta dimensione per mettere le cose e siamo a posto. Poi altre grucce, perché le grucce servono sempre. Anche io ho preso queste. Ovviamente quelle bianche, giustamente. Anche queste non bastano mai. Mai. Poi, mamma mia, il danno, il patatraccone. Abbiamo preso dei cucchiaini, dei mini cucchiaini per il caffè, per lo zucchero, per tutto quello che volete voi, sì. Tutto quello che vogliamo noi, perché loro, poveri, stanno lì, non è che sono con noi. Vi vorrei sempre con me l'imbuto. Che sembra nel colore della tua maglietta. No, vabbè, l'imbuto. Adoro. Verde, sì. Sono fissata con il verde in questo periodo, non so perché. Verde poi, speranza. Poi, dato che mi sono fissata col verde, delle piantine così piccoline. Che belle. Molto carine di Ikea, mi sono fissata subito. Vediamo dove possiamo metterle queste. Ma io penso o nel bagno queste o in salotto, o nel bagno. O nel salotto. Non lo so, ragazzi, ditecelo voi giù nei commenti. Ecco, dove scrivete. Possiamo mettere le piantine. Ecco. Perché ho dei dubbi? E perché ho dei forti dubbi? Le abbiamo di qua perché vediamo. No? Poi sono piantine finte. Cosa, sì, sono finte. Di che materiale sono fatte? Che ne so io? Di che materiale sono fatte? Che domanda? Non lo so, ragazzi. Saranno in acciaio, sicuramente. Abbiamo preso altre tovagliette. Le prime le abbiamo prese dalla Bassetti, però queste qua le abbiamo prese di Ikea perché sono le doppie, diciamo. Quelle per sostituzione. Sì. Poi, siccome a volte potrei anche farmi una tazza di latte. Ma che cosa è successo? Ma che fai? Mi è girato il piede, sono arrivata a terra, non so se hai visto nel video. Me lo devo rivedere, ragazzi. Vabbè, lei, mentre lei cade, io vi faccio vedere la bella tazzona. Cioè, questa non è la mia. Cioè, certo che la tua è rosa, è tua. No, è mia, ragazzi, è mia. No, è la mia, è nera. Pronto, ed è abbinata. Pronto. Scusate. Ed è abbinata ai bicchieri, le tazzine, i piatti e tutto il resto. È abbinata alla tua maglietta, veramente. Sì. E poi abbiamo preso anche una cosa per l'armadio, per improfumire i vestiti alla lavanda. Poi cosa c'è? Basta, penso che abbiamo... Ah, vabbè, i cosi da mettere dentro i cassetti, perché questi non mancano mai, perché dobbiamo proteggere tutti i cassetti. Ma dov'è? Perché non esce? Cioè, avete presente la spada laser di Star Wars? Noi abbiamo la spada, questa qui, di Corin. Cioè, vabbè, da dare in testa ad Andrea ogni tanto. No, sono i proteggi cassetti, perché abbiamo dei cassetti giganti e poi abbiamo, vabbè, ok, tantissime novità, perché nel frattempo che voi non avete visto video, non avete visto vlog, noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo concluso sì, casa. Sì, ma è praticamente pronta. Sì, perché adesso ci sarà il... Il trasferimento. Ragazzi, sarà a giorni e quindi, mamma mia, io sono emozionata. Porteremo qui tutti i nostri pucciosissimi, sì, animaletti. Non li lasceremo a casa di mia madre. Nana, Nico, Lulu, Minu, Coffee Black e Spike. Non vediamo l'ora di averli qui con noi e sentire bui. Per tutta casa. Mamma mia, che bello, non vedo l'ora. Ma io dico, ma che ci fai sempre a terra nel tappeto? Io provo a fare ginnastica acrobatica ritmica e non so fare niente. Pensavo di stessi annusando i piedi. Ma ho le scarpe nel... No, le scarpe nel tappeto no, me le levo subito, non ci avevo pensato. Eccole qua, le mie nuove, come si chiamano, le calzette dell'Adidas, se faccio la farfalla. Che puzza! Sono pulitissime. Chi di voi faceva la farfalla da piccolo? Io sì, quando facevo danza, facevo 1, 2, 3, 1, 2. Perché che sono brutta? Mi inquadri così. Ma lasciando questo, sì, abbiamo una novità. Ta-da! Ovvero il PlayStation VR, la realtà virtuale. Fateci sapere giù nei commenti se volete dei video in cui io inizio a provare questo coso qui, con magari dei giochi horror, magari dei...
fatecelo sapere nei commenti. E qui? Qui abbiamo la mia adoratissima, anzi la nostra adoratissima Switch. Ma che bella! Con Eevee e Pikachu e i miei nuovi controller che secondo me sono la vita. Cioè questi Joy-Con sono veramente la vita. Poi abbiamo la PlayStation 4, non sono io la PlayStation 4, la PlayStation 4 che è qui la mia bimbina bimbona. E stiamo già iniziando a sistemare tutto perché non vedo l'ora di giocare anche qui con i videogiochi. Voi sapete, noi amiamo i videogiochi, quindi ci saranno tante novità sul canale, quindi attivate la campanellina, ve lo dirò sempre perché usciranno dei video pazzeschi dopo il nostro trasferimento ogni giorno. Ho detto tutto. E nel frattempo qui potete ammirare la nostra piccola collezione di film in Blu-ray, ma non sono solo questi, ovviamente. Se andiamo su ci sono tutti gli altri. Ma quanti sono? Ma quanti sono? Sono tantissimi, ci sono anche le file dietro. Wow! Tutti sistemati dalla sottoscritta, sì. Certo. E qui c'è la banana. Vabbè, allora questa... Il Super Mario! Ma questa banana non doveva stare qui, cioè io l'ho posizionata qui soltanto così momentaneamente. Siamo abbinati con la banana? Ma insomma... Ma è morbidissima questa banana, bananina. Poi abbiamo i giochi da tavolo, ancora sono una parte di giochi da tavolo, ma sono bellissimi e non vedo l'ora di giocare con i miei adoratissimi giochi da tavolo. L'ho detto che l'ho sistemato io questi? L'ho già detto? Sì. Ok, ok. Poi c'è tutta la mia collezione di libri di Harry Potter, ovviamente non potevo lasciarli a casa, ma li ho portati con me. E poi tanti altri libri, tipo il mio. Ma guardate che sono belli i miei libri. La vita segreta di un unicorno è il diario di un dolce unicorno. Li trovate ancora in tutte le librerie d'Italia. I firmacopie continueranno nei prossimi mesi, magari saprete di più. So che vi sono piaciuti tantissimo e quindi grazie, grazie, grazie a loro. Sono i miei bimbi, il mio amore. Iniziano ad arrivare i primi pacchi a casuccia nuova e in questo caso è un pacco sbabam, perché sono arrivate in edicola le nuovissime Minimon Dancing, le piccole monelle. Voi uscite pazzi per i Minimon ed eccole qua, le nostre ballerine pucciose. Ma sono tantissime. Ma sono tantissime, mi raccomando, fatevi sempre dare l'opuscolo, ve lo dirò sempre. Costano 3,99 euro insieme ovviamente all'opuscolo. E all'interno ci sono tantissime cose da fare, tipo qua dobbiamo continuare il disegno e già c'è qualcosa. Ma qua già c'è un'anticipazione dei nuovissimi Doki Doki. Vabbè, poi li vedremo poi dopo. E tantissime altre novità e curiosità sulla danza. Io ho fatto 15 anni di danza e quindi lo leggerò sicuramente. Allora, guardate quante sono. Cioè, ma sono adorabili. Guardate queste qua, che pulciose. Sono bellissime. Ma lei con i capelli rosa. Apriamo lei? Ma sì, dai, apriamo sì. Lei. Lei come si chiama? Si chiama Hilary. Ma che puccia lei, apriamo. Apriamo la nostra Hilary. E io come al solito, guarda come le apro male le confezioni. Ma perché? Allora, qua c'è scritto Minimon. Che è puccioso, che è puccioso. Poi abbiamo qua il portapiedini, l'appoggiapiedi del nostro Minimon. Abbiamo la checklist, perfetto, la nostra Hilary. Ma che carina, ma che occhioni. Ma guardala che pagnottina, ma è bellissima Hilary con i capelli rosa. Sto notando che i capelli sono veramente morbidissimi. Poi ha dei diamantini qui, ma no vabbè, ma le scarpine tutte glitterate rosa, adoro. E poi c'è questo qui, che è carino, che è padrino, paradoso. Che sono belle. Sì, c'è scritto fai ballare la tua Minimon con l'anello magico. Quindi facciamo una cosa, penso che funziona, come funziona? Ah, ok, questo si mette qua, ok, poi... Ma... Ah, è magnetico! Ma scusa, ma mi sono spaventata! Wow. Ok, e poi la nostra Minimon la possiamo posizionare qui. Stavo notando che è molto bella questa cosa di poter far... Ma le mutandine rosa, fucsia, viola... Di far danzare le Minimon. Ora dovrebbe entrarci. No, gli ho tolto la scarpina. Vabbè, sono sempre una che fa patatracconi più assurdi. Sistemiamo la scarpina. Ma perché gli ho... No! Ma che sta succedendo? Cioè, perché gli ho tolto la scarpina, poverina? Ok. La riposizioniamo qui. E lei... Ma
ma che carina, che paladina paradosa. Oltre a Hillary, però, voleva aprire anche lei. Dai capelli rossi, l'avrei chiamata Anna. Lei si chiama Margot. Ma che carina. Poi c'è Megan, Michelle, Cleo, Francie, Penelope, ragazzi. Penelope, adoro. Apriamo. Vediamo i suoi capelli. No, però sono una più carina dell'altra. Ma wow, adorabile. Sembra Ariel. Sì, bravo, sembra Ariel. Io le chiamerei Ariel. Che ne pensi? Sono veramente bellissime. Sono un amore. Le potete trovare in edicola al costo di 3,99 euro. Fatele danzare. Io le altre le spacchetterò tutte su Instagram. Ho trovato Penelope, quindi seguitemi sempre su Instagram. Ma le novità non finiscono qua, quindi mi raccomando, seguiteci sempre su Instagram. Sì, perché ci sarà il trasferimento. Oh, mamma mia, ci siamo. E poi ci sarà anche la prima notte nella nuova casa. Detto così, però fa un pochettino di paura, tipo no, una casa no, horror, una prima horror notte. Vabbè, mi raccomando, seguiteci sempre su YouTube, seguiteci sempre su Instagram, su TikTok, perché vi porteremo tantissime cose bellissime, pucciose e tantissime novità. E noi vi mandiamo un grandissimo bacio, super mega iper pucciolo. Ballo come le Minimon. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, non ci ricordi. Ciao. Ciao.